C'è un racconto di Marino che aveva guidato l'auto, che racconta nel dettaglio lui che va lì, si piazza dinanzi all'uscita, alla strada in cui abitava Calabresi, una strada piccola, lunga circa 70 metri, ovviamente sono andato, no? Per cercare di capire. E allora lui si con la macchina si mette dinanzi a un negozio che poi non c'era più, di frutta e verdura, direi 15 metri oltre la porta da cui sappiamo che uscirà Calabresi. Invece Bonpressi è messo ancora oltre da quell'altro lato, sta leggendo un giornale. Appena Calabresi esce, Marino comincia a retrocedere, Bonpressi viene avanti, arriva alle spalle di Calabresi che andava a prendere la sua macchina. Tra parentesi, Calabresi aveva rifiutato una scorta e nemmeno portava con sé la pistola d'ordinanza, la teneva in un cassetto, e Bonpressi spara un primo colpo alla testa, un secondo alla schiena. Nel frattempo Marino è retrocesso, lui quindi entra in macchina e vanno via. Io penso che questo racconto sia ultra credibile. Noi abbiamo fatto una campagna molto dura contro Calabresi e contro la questura di Milano. Lotta continua, insiste su quel caso perché vuole andare a processo, non perché vuole mettere alla gogna Calabresi, vuole andare al processo, vuole fare avvenire il processo sulla morte di Pinelli. Io ho sempre pensato che quella campagna avesse come scopo quello di arrivare a essere denunciati. Tanto è vero che quando fu denunciata Lotta Continua per tutto quello che aveva detto, eccetera, eravamo molto contenti perché era una cassa di risonanza incredibile. Posso dire, ma non occorre ripeterlo dopo tanti anni, che la campagna fu una campagna molto forte, sicuramente esagerata. Soffri lo stesso anni dopo, l'ha detto che era una cosa non accettabile in quei termini. Non hanno, secondo me, neppure il personaggio giusto, perché Calabresi era una persona civile. Non so su quale base, probabilmente si lasciano trascinare dalla loro libidine, dall'aggressività. Era un tempo in cui non c'era una discussione, poteva esserci solo un alterco. C'è una responsabilità nel parlare, ecco, quella responsabilità allora non l'avevamo. Evidentemente non l'avevamo, abbiamo usato un sacco di parole sbagliate, stupide, cioè in un modo eccessivo, no? E quindi estremista, radicale, violento, minaccioso di comunicare, che sembrava avere più presa. Eravamo tutti vittime di questa cosa.
mi scoccia quando loro assumono quest'aria di essere stati dei francescani. Non erano affatto dei francescani, erano degli uomini di parte, degli uomini di parte, degli uomini di parte innamorati della violenza o di un certo grado della violenza, innamorati dell'aggressione politica o di un certo grado dell'aggressione politica. La moderazione sembrava proprio un difetto umano. Se eri moderato non è solo che sbagliavi politicamente, eri anche umanamente misero. Essere perché? Perché eravamo giovani, e da giovani è difficile essere moderati, e perché ci sentivamo dentro una ideologia politica, una storia politica nella quale la moderazione era un cedimento al nemico, era il compromesso. C'ero all'epoca in cui c'era questo attacco a Calabresi e lo introiettavo, ma non ero una punta di lancia contro Calabresi. Sono stato poi convinto che Lotta Continua abbia fatto bene, Lotta Continua, cioè Sofri, abbia fatto bene a correggere quelle pagine, perché a rileggerle sono effettivamente molto pesanti. Ma la ferocia di cui erano capaci militare significava per l'appunto non avere un rispetto della verità in quanto tale, ma difendere la propria verità, parteggiare per la propria verità, nel modo più ostinato decantare la propria verità. Qualcuno la chiama la svolta militare o militarizzata di Lotta Continua. Secondo me questo termine è sbagliato, perché può essere equivocato, ma basta stare a quello che dicevano i documenti di allora, cioè lo scontro generale. L'idea che si fosse una sorta di resa dei conti nello scontro fra le classi in Italia, nel conflitto sociale in Italia, non più solo sul piano sociale, ma anche sul piano politico-istituzionale degli apparati dello Stato. Mentre gli altri avevano tutti le 10 regole, le 10 sentenze, le 10 verità scritte da Marx o da Mao, loro no, loro quelle 10 verità in un certo modo se le cercarono da sé. Una di queste verità è la violenza politica. Sanno, non ricordano che c'era Salazar e poi Caetano in Portogallo, che c'era Franco in Spagna, che c'era il regime dei colonnelli e poi dei generali in Grecia. Cioè che noi eravamo circondati da fascismi. E allora in Lotta Continua si pose il problema, virgolette, della forza, cioè di come reagire a un ipotetico colpo di Stato che ci dovesse essere anche in Italia. C'erano, e la storia dopo lo ha dimostrato, seri motivi per considerare che da una parte gli Stati Uniti, allarmati dalla crescita anche elettorale del PC in Italia, e forze imprenditoriali utilizzassero settori deviati dei servizi segreti e i neofascisti per un tentativo autoritario nel nostro paese. Parce que nous ne croyons pas au suffrage universel.
presenza. E noi abbiamo dovuto fare i conti con questa presenza micidiale e ci siamo attrezzati per rintuzzarla e per ridurla. Ridurla politicamente, per isolarla anche. Il fascismo era non un modo di fare, ma delle persone fisiche. Al di sopra delle fazioni, al di sopra dei partiti, per dire sì alla libertà nell'ordine. Questa dimostrazione, questa manifestazione vuole dimostrare che è possibile battere il comunismo, che è possibile battere i nemici dell'Italia. E insieme lo faremo. Viva l'Italia! Il servizio d'ordine si occupava delle manifestazioni, cioè della possibilità di far svolgere ordinatamente le nostre manifestazioni. Ed era un'attività di protezione e di sorveglianza, di vigilanza. C'era la discussione molte volte sui servizi d'ordine che erano troppo separati dalla dimensione di lotta continua, rischiando di diventare un corpo a parte. Le rapine in banca e l'attrezzatura delle rapine in banca, le armi conservate in un certo deposito, di cui Marino ha indicato il luogo esatto, eccetera, assolutamente. Questa affermazione che esiste una struttura che faceva rapine non si può fare, non si può dire, perché quei reati sono stati dichiarati prescritti, dunque non discutibili. C'era una struttura illegale, ma certamente c'era una struttura illegale. Cioè, è evidente che per organizzare la clandestinità di latitanti, ricercati per i mandati di cattura, di cui ne avevamo centinaia, beh, era chiaro che avevamo bisogno di una struttura illegale. Posso dire che una struttura illegale che per un certo periodo è stata pure capace di fare dei documenti, di rilasciare dei documenti falsi. Tutte le forze di sinistra negli anni 60 e 70 in Italia, parlamentari e extraparlamentari, avevano delle strutture riservate la cui finalità era proteggere il gruppo dirigente in caso di tentativi autoritari. Vi furono degenerazioni militariste? Sì. Vi furono, sarebbe ipocrita negarlo. C'è chi ci ha provato gusto, chi ha pensato che appunto il nemico fosse semplicemente da abbattere. Sì, è successo anche questo. Io penso che ciascuno in un suo momento generazionale della vita possa compiere degli errori, possa andare in eccesso, possa lasciarsi trascinare. Lotta continua ha avuto anche momenti di esperienza, virgolette, violenta, magari più per i servizi d'ordine che per la massa dei militanti di lotta continua. Una volta che viene instaurato il regno della violenza, è difficile dire chi ha tirato il primo colpo e chi ha reagito.
fatta continua una specie di coordinamento generale di un mucchio di attività locali che esistevano già in quegli anni. Sposta militanti e va a raccogliere, non va a suscitare l'inesistente, va a raccogliere quello che c'è già e lo va come a federare. E quindi spuntano sedi dappertutto nel sud. Cioè già allora Lotta Continua era come l'acqua, permeava tutto qua, in ogni situazione in cui c'era movimento c'erano sicuramente quelli di Lotta Continua. Che fossero i pastori sardi, che fossero gli edili, che fossero l'occupazione delle case, che fossero gli infermieri, che fossero i detenuti, noi eravamo sempre lì. La proposta, lo slogan, la linea che va sotto il nome di Prendiamoci la città, segnò la proiezione di Lotta Continua sulle realtà sociali, non solo sulla fabbrica, non è che veniva abbandonata la fabbrica, ma sui quartieri, sulle case popolari. Esperienza che secondo me è stata importante, ha visto il coinvolgimento di moltissime persone, la militanza, perché bisognava giorno per giorno andare nei quartieri, fare i mercatini rossi, si chiamavano. Cioè posti in cui si comprava all'ingrosso e poi si vendeva al prezzo di costo. Polli, mi ricordo una quantità di polli incredibile. E la gente questa cosa l'apprezzava perché incideva sulla qualità della vita, sul costo della vita. E soprattutto incideva nei quartieri più popolari o più proletari, che dir si voglia. Contro i ricatti e le speculazioni dei grossisti, contro la distruzione ogni anno di quintali e quintali di frutta, di legumi, imponiamo il controllo popolare sui prezzi dei generi di prima necessità. Allora, per le patate 2 kg, 500 lire l'uno. Lo spezzatino a 2,5 e le fettine a 13. Sofri viene a Napoli, si porta una schiera di militanti. Tra i napoletani c'è Cesare Moreno che con Carla Melazzini vengono a dirigere la sede napoletana. Credo che in quell'estate hanno dormito a casa mia 26 persone. Mio padre li contò e mi dice: ma tu hai chiamato 26 persone? Ho detto: veramente non le ho contate. Gli operai della Fiat, quelli che avevano partecipato alle agitazioni, erano tutti del sud. Ritornando al sud, diciamo, portavano questo vento di rivolta dalle grandi fabbriche del nord al sud, ognuno nel suo posto. I sindacati e anche noi all'inizio ci siamo occupati soprattutto di quelli che stavano nelle grandi fabbriche, che avevano un contratto, eccetera. Invece, per esempio, ci stavano ben 4.000 operai delle ditte di manutenzione dell'Italsider, che non avevano sindacato, che non avevano niente, hanno fatto i picchetti, hanno scioperato in massa, che è il primo sciopero nella storia, e poi mi hanno portato dentro nella fabbrica chiedendo che fossi io a fare la trattativa, ma io diciamo, assolutamente incapace di fare, se facevo la trattativa io succedeva un disastro, quindi gli disse: meglio che trattate voi, e quindi mi levai. Lotta Continua ebbe una donazione
riuscì ad avere dei soldi, insomma, per aprire una mensa per i bambini del quartiere, dove potevano anche fare del doposcuola per superare anche l'evasione scolare. E allora i bambini andavano a mangiare gratis, goppi comunisti, perché stava un po' in alto, quindi loro dai quartieri di basso salivano e andavano a mangiare alla mensa dei bambini proletari, che loro chiamavano goppi comunisti. Una società ingiusta, l'ingiustizia si trasmette. Si trasmette sempre dai più forti ai più deboli. I più deboli di tutti erano i bambini, e quindi fare questa mensa a bambini proletari ha significato di dire: state attenti, è vero, gli operai, eccetera, eccetera, ma ci sta qualche cosa che va oltre, diciamo, la retorica dell'operaio rivoluzionario. E quelli erano i bambini. Successivamente è venuto fuori il discorso delle donne, che in modo altrettanto forte non erano trattate come persone uguali a noi. Credo che Lotta Continua avesse un problema di maschilismo, non perché era peggio o meglio di altri gruppi. Nessuno da parte maschile aveva probabilmente mai pensato che certi atteggiamenti verso il femminile fossero dei comportamenti paragonabili esattamente a tante altre forme di oppressione. Erano circa le 9:20 di questa mattina. Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6. Stava raggiungendo la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante dalla casa. E questa. Mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile, le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone. Una sembrava essere una donna ed era al volante. L'altra un uomo alto e biondo che ha indotto alcuni a pensare ad uno straniero. Qui in questo punto l'uomo sceso velocemente dall'automobile ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte. A Torino intanto la questura ha arrestato tra questa notte e questa mattina 10 giovani, 6 dei quali appartenenti al gruppo della sinistra extraparlamentare Potere Operaio. I 10 sono stati trovati in possesso di volantini e manifesti recanti la scritta «Giustiziato Calabresi». La sentenza è stata eseguita. Altre 6 persone sono state denunciate dalla squadra politica di Bologna per analogo reato. I 6, appartenenti ai movimenti di Lotta Continua e Avanguardia Operaia, stavano distribuendo volantini in cui si affermava che Calabresi ha fatto la fine che meritava. Ero appena arrivata in Calabria e mi ricordo che avevo questo giornale tra le mani da dare a Crotone. E lo feci. E Adriano, il quale in quel momento stava in tutt'altro sito d'Italia, a Napoli, è quella l'unica occasione in cui lui scrive specificamente contro Calabria. E quella l'unica occasione dove dice quella grandissima puttanata che la classe operaia era contenta di questo assassinio. La classe operaia era contenta che il padre di 3 figli giaceva sul selciato, ammazzato come un cane. Chiunque dei rivoluzionari di allora
avrebbe potuto organizzare quell'omicidio. L'omicidio del commissario Calabresi. La temperatura in Italia era arrivata a quel grado di incandescenza. Dietro c'era una campagna che in qualche modo poteva anche implicitamente rimandare a questo. Perché se tu imputi a un signore essere stato un torturatore in una stanza, in una istituzione ufficiale della Repubblica, qual è una questura? Lo devi sapere per certo. Non averlo sentito dire, capisci? Sentito dire in un'assemblea furente, sentito dire che aveva torturato. Chi aveva torturato? Come? Quando? Non voglio essere così ingenuo e anche irrispettoso per la tragedia che ha provocato, di pensare che le parole dette avessero la stessa valenza della minaccia affettuosa di una madre di famiglia. Però pensavamo che fossero parole, o soprattutto parole, anche quelle più minacciose, anche quelle potevano sembrare più minacciose. Buonasera, speciale TG1 è dedicato questa sera a una vicenda drammatica e clamorosa, quella riguardante l'omicidio del commissario Calabresi. Come si sa, 16 anni fa il commissario Calabresi fu ucciso all'uscita di casa sua in via Cherubini a Milano. 16 anni dopo, le parole di un pentito, Leonardo Marino, hanno portato all'arresto di lui stesso e di altri 3 suoi ex compagni di militanza in lotta continua, tra i quali il leader indiscusso a quei tempi dell'organizzazione, Adriano Sofri. Se Sofri e Pietro Stefani sono colpevoli di questa cosa, sono colpevole anch'io. Lo dico con molta pacatezza, ma con molta fermezza, sono pronto ad andare. Appena ho saputo che Sofri è stato arrestato, un'ora dopo io ho mandato un mio legale conoscente a dire ai magistrati che ero pronto ad andare lì a essere interrogato in qualunque forma. Allora, una cosa è la questione chi ha ucciso Calabresi, nettamente diversa è la questione se Sofri ha dato l'ordine, più precisamente se Sofri è stato uno dei costruttori dell'intera operazione. Sofri fece un comizio a Pisa a cui io ero presente, un giorno che pioveva fra l'altro, e secondo Marino tutto si sarebbe risolto in pochi secondi alla fine del comizio, in cui Marino gli avrebbe chiesto a Sofri la conferma del mandato a uccidere Calabresi. Sofri ha smentito totalmente questa cosa. Io penso che non sia andata come ha detto Marino, che quella sia l'immaginazione di Marino, perché se l'avessero discussa in 300 non sarebbe rimasta un segreto per 15 anni. Vada bene, un'azione di cui lui sapeva che chiunque, come ha detto Henry De Luca, chiunque di noi avrebbe potuto uccidere il commissario Calabresi. Che fosse verosimile che una parte di lotta continua avesse potuto fare questo è possibile. È possibile, ma non certo. La verità non è quella che è stata raccontata, a mio parere. La verità giudiziaria ammette di essere una verità a responsabilità limitata. In che senso? Che è verità solo quella che può risultare dagli atti giudiziari. E dunque, cosa c'è fuori degli atti giudiziari? Semplicemente la vita.
è fuori dagli atti giudiziari, che lì viene verbalizzata e ridotta a circostanza. Ma fuori c'è la vita, insomma. Esiste un'altra verità, esiste la verità, e poi esiste la verità giudiziaria che alla fine una comunità si deve far bastare. A quelli che ci detestano e che ci accusano di essere una lobby, io rispondo che sì, è vero, gli arresti di Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi su denuncia di Marino ci hanno riuniti, è vero, ma ci hanno riuniti perché abbiamo provato un senso di ingiustizia profondo, velenoso, nell'idea che Lotta Continua possa essere marchiata come un'organizzazione terroristica, come un'organizzazione che praticasse l'omicidio politico. Sì, una macchia sulla nostra gioventù che rifiutiamo. Se questo vuol dire essere una lobby, decidetelo voi. Un grande rispetto profondissimo e assolutamente incrollabile per come ha affrontato tutte le vicissitudini che ha incontrato in questi ultimi anni e che lo hanno segnato profondamente. Io sinceramente forse non lo rispettavo così in precedenza, ma la sua onestà, coraggio, tutto sommato di rischiare in prima persona, per me è assolutamente impagabile.